Bene, allora proprio a proposito di Susanna Biusa, il nostro Pino Finocchiaro si trova anche lui a Ciampino e ha raccolto un'intervista proprio in questo momento, in questi pochissimi minuti, a Susanna, che è tornata appunto anche lei in Italia. Sentiamola. Come ti hanno trattato? Mi hanno trattato bene fisicamente sono incolume. Mi hanno separato dagli uomini, sono stata per molto tempo per alcuni giorni con una donna, in altri momenti ero isolata, però comunque ho avuto sempre fiducia sin dal primo momento che, essendo un gruppo di ispirazione islamica, non mi avrebbero mai toccata, quindi non ho mai temuto per degli abusi. Ti sei sentita più una rapita o trattenuta da una sorta di forza di polizia? Questo non lo posso dire veramente. Ma loro come si sono comportati? Come una forza di polizia o come dei rapitori? Si sono comportati come un fermo, formalmente è stato un fermo. Quindi quella zona è sotto il controllo di questa forza qaedista? È sotto il controllo di tanti gruppi armati. Qual è la tua sensazione? Sta peggiorando la situazione nel nord della Siria? È evidente. Quindi questo vuol dire che ci vorrebbero essere più forze in campo in questo momento. E la Siria è un territorio sostanzialmente fuori controllo. Adesso tu come ti senti? Vuoi tornare in Siria? Questo è sicuramente un momento troppo difficile per ritornare in Siria, quindi lo sconsiglio veramente a tanti giovani colleghi che mi contattano continuamente via mail, via Facebook, chiedendomi dei consigli. Non ci si può improvvisare, noi siamo stati miracolati, eravamo in una condizione estremamente difficile, ma comunque avevamo degli ottimi contatti interni e persone molto influenti. Comunque abbiamo uno Stato, l'Italia, che ci protegge in questi casi. Ci sono persone di altre nazionalità che non hanno la stessa protezione. E voglio veramente di nuovo ringraziare l'unità di crisi, perché ci sono stati dei momenti veramente difficili in cui ho pensato che comunque l'Italia era già, per la storia dei precedenti rapimenti o comunque fermi, che l'Italia era già in movimento, che il governo si stava già muovendo per noi. Non ho mai pensato neanche un attimo che fossimo stati abbandonati. Susanna, qual è stato il momento peggiore? No, non lo posso dire in questo momento, veramente. Sei sentita veramente libera? Adesso, in questo momento, anche quando riuscirò a liberarmi di voi, sarà un'altra liberazione. Sì. Stamattina a che ora hai capito che era tutto finito? Finché abbiamo oltrepassato il confine turco. Mi sono sentita al sicuro solo quando ero fisicamente in Turchia. Essere una donna in certi casi può essere un vantaggio? Può essere un vantaggio, può essere anche letale. Grazie, in bocca al lupo.